E là, bentornati su Broken Stories. Allora, rapidissimo preambolo, rapidissima introduzione al video che adesso vi consegno, dove Michele Vaccari, autore di diversi romanzi e l'ultimo appena uscito per NN si intitola Urla sempre primavera, presenta il suo libro. Lo presenta a una piccola conventicola di conoscenti, amici, tra i quali ho avuto il piacere di essere annoverato lo scorso weekend. Un evento, diciamo, in cui colleghi scrittori parlavano dei propri libri, io ho potuto parlare del mio e attendevo, devo dire, con molta curiosità che arrivasse Michele, un autore che conosco soprattutto, diciamo, per la sua articolata attività di curatore, editor e scrittore. È un personaggio, devo dire, interessante perché è sempre molto franco, molto diretto, un tizio combattivo, un tizio che ha un bel, diciamo, anche portamento nella sua prosa. E quindi è arrivato e ci ha parlato del suo libro, che non ho ancora letto, ma che sicuramente leggerò. È un bel libro, uscito per NN, bello spesso, con una sua mappa in apertura, come se si trattasse di un romanzo fantasy, una storia ambientata a Genova che poi si articola, si dipana tra presente, passato e futuro. Quindi c'è anche un po' una spruzzatina di genere, in realtà, anche se ormai il genere, soprattutto da autori un po' più consapevoli, viene adottato come un modo, come una spezia, un condimento. Vaccari fa questo. Allora, il suo libro si chiama Urla sempre primavera e qui c'è lui che ci parla sia del suo libro che del perché scrivere, come scrivere, cosa scrivere e se volete anche di quale sia l'ambiente editoriale italiano. Ci sono alcuni accenni interessanti, ok? Vi lascio quindi al video. Come sapete, qui sotto vi metto il link per comprare il libro. Se volete mi potete offrire un caffè, fate voi se vi piace questo canale. Ciao a tutti da Flavio Trevisi. Fanno bene perché di solito è la prima presentazione che fai all'aperto Sì, poi in io ogni comunque libreria in cui vado, sì. è la prima presentazione che fanno Non e c'è quindi è anche sentire un'opportunità per le persone di vedersi, che magari era un anno che sì, non si per gli vedevano. occhi del Poi è un libro che non è, cioè che, quello che non è, che, quello che è non lo so, quello che non è sicuramente non è un libro solipsistico, non è un libro sull'io, quindi non è un libro che in qualche modo sei costretto a leggere dicendo ok, mi interesserò della vita dell'autore o dei suoi cazzi. Lo so, devo dirti anche di cosa parla il libro, tutto quello quello che che vuoi. vuoi puoi Cioè, dire qua. il libro è un libro che ha racconta la storia di quattro personaggi che sono legati da una parentela o da un legame affettivo, sono un nonno, una nipote e una mamma, una figlia in realtà, Spartaco, Zelinda e Egre, Spartaco è il nonno, Zelinda è la figlia e Egre è la nipote. Si muovono in una Genova trasfigurata in cui banalmente le istanze di oggi e dell'ambiente hanno preso il potere sulle istanze edilizie e governative, quindi la natura è tornata, diciamo, al suo ruolo primario, il ruolo del selvaggio e questo ovviamente è un'allegoria sulla letteratura, no? Quando la letteratura tornerà a essere selvaggia, perché arriverà un momento in cui ritornerà a essere selvaggia e tornerà a perdere controllo perché non ci sarà più un valore capitalistico tale per cui ha senso fare libri che ti fanno guadagnare dei soldi. Arriverà un momento, perché sta già succedendo, in cui non ti fanno più guadagnare dei soldi, allora gli autori diranno, boh, non ci guadagno più, tanto vale che faccio un libro come si deve. Cioè, chi se ne frega ormai di fare Questa è carina come idea, spero cose che fare non sia tutto. Questi quattro personaggi si così. muovono tra l'8 settembre del 1943 e l'8 settembre del 43, cioè il nostro, quello del 2043. Hanno un'eredità, due eredità che condividono, uno il sogno della rivoluzione e l'altro il potere dei sogni. Hanno la capacità, a seconda della loro generazione, di utilizzare i sogni come uno strumento per interpretare il reale e per poter agire col surreale, quindi diventare dispositivo di cambiamento. E il nonno ha la capacità di vedere i sogni degli altri, la figlia ha la capacità di modificare i sogni degli altri e Egle ha la capacità di rendere reali i sogni degli altri. Ovviamente questo in rapporto alla loro generazione. Spartaco non gliene frega niente dei sogni, lui quello che sogna lo realizza, fa parte di una generazione, è stato partigiano, è stato avanguardista di un movimento queer omosessuale, ha attraversato gli anni 70, ha conosciuto il conflitto sociale vero ed è uno che tenta poi di trasmettere alla nipote questo, il senso dell'importanza del conflitto, il valore del conflitto, il disinnescare come il conflitto è stato disinnescato nella nostra società per tenerci a bada, come oggi noi pensiamo che la violenza in generale sia sbagliata, come abbiamo acconsentito, diciamo, a diventare delle persone sottomesse a
a un controllo che ci fa pensare che il passo oltre non lo fai mai. Quando arriva il momento del passo oltre, gridi e dici vaffanculo, questo è il nostro momento di ribellione, cazzo. Sì, voglio dire. Sto dicendo, negli anni 70 gli facevano una carezza. Ed è un libro che ragiona intorno a questo. Si muovono in questa Genova trasfigurata e agiscono contro un governo che si chiama Venerata Gerusia, che è un governo democratico di over 65, bianchi e omosessuali, che vuole portare gli italiani all'estinzione, perché è l'unico momento per proteggere, è l'unico, diciamo, è l'unica cosa che possono fare per proteggersi e conservarsi. La conservazione è estinzione del sé. Se tu arrivi a un punto estremo di conservazione, l'unica cosa che ti rimane è estinguerti. E loro lo fanno in pratica. Ovviamente Zelinda non è d'accordo, tant'è vero che in questa Italia in cui si decide di estinguersi, la prima legge che fanno è quella di vietare di procreare, lei decide di rimanere incinta, non per mettere al mondo un oggetto d'amore, ma per mettere al mondo un ordigno che possa agire, diciamo, contro la società. Quindi banalmente, come gli uomini mettono al mondo figli perché diventassero parte del proletariato, lei è una donna e mette al mondo un figlio perché questo figlio faccia la rivoluzione. E contrapposto a lei c'è un personaggio ovviamente traditore che non casualmente ha il mio nome, che è un colpevole nato, che vive assediato dal senso di colpa, che è questo commissario Giuliani che parla in un 2043 in cui la lingua non esiste più, c'è una lingua nuda e quindi si ritrova a parlare, uno dei pochi rimasti a parlare ancora una lingua tra virgolette decente. Per come la intendiamo noi, decente, ovviamente, anche questo meriterebbe una riflessione, e parla a un sottoposto, a cui spiega alcuni concetti che sono dei concetti che non c'entrano niente con un dialogo normale con le persone, quello è un dialogo quasi teatrale, è un dialogo parafilosofico, e gli prova a raccontare le cose che per lui contano. Lui è un traditore perché ha tradito Zelinda, l'ha venduta alle milizie, del governo. E quindi vive per 20 anni con questo senso di colpa. Anche quello lì è molto tipico del suo essere proprio portatore, è l'ultimo portatore del maschilismo lui in qualche modo. E infatti lui pensa che questo suo senso di colpa a cosa è dovuto? Al fatto che maschilisticamente non ha protetto la donna, no? Non ha protetto Zelinda. Infatti quando poi incontrerà nell'aldilà Zelinda, c'è un momento in cui il libro torna nell'aldilà, spiegare tutte le robe dementi che ci sono. Quando va nel di là, lei dopo 20 anni che soffre questo senso di colpa, lei dice, boh, state neanche sereno, cioè sono una persona, non è che se sono una donna bisogna dare la tua difesa. Boh, m'hai tradito, va bene, sei uno stronzo, ma finisce lì, cioè per me dopo 5 minuti finisce lì perché intanto mi avrebbero arrestato comunque. E lui rimane molto stupito da questo perché perde l'ultimo senso del suo ruolo, il suo ultimo pezzo di identità. Quella è una riflessione in realtà sull'oggi. È molto vero che oggi c'è tutta una battaglia sui diritti, sul genere, però io che ci ho anche lavorato sul genere, ho fatto un progetto sulla sessualità, sul genere, noto questa piccola lacuna e quindi l'ho messa nel libro sul fatto benissimo, se il maschio non è più violento, non è più al primo posto, tutto giusto peraltro, però dobbiamo raccontargli che ruolo deve, che cazzo di ruolo deve avere. Perché altrimenti il problema è il fatto che se tu non dai un ruolo, un'identità, quella persona agisce sul reale in una maniera violenta. Poco da fare. Perché è un urlo, è come dire, mi hai tolto tutte le cose che sono le cose su cui abbiamo costruito me stesso per 2000 anni. Capisco anche che sia giusto, però poi mi devi dare, diciamo, il quid in più di dire, ok, però qual è, se deve avermi un ruolo, oppure mi dite non ho più un ruolo. E ok. Cosa vuol dire per una società in cui non ci sono ruoli? Come ci comportiamo nel Ti dai una mondo? risposta nel libro a No, questo no, quesito? no, non può dare risposta. Abbiamo questo dato, che quando facciamo le presentazioni, vengono come al solito, le presentazioni che sei ovunque, vengono metà delle persone che vengono per il libro, l'altra metà perché boh, non so perché così, e di quella metà, una metà poi per il libro. Quindi è un libro che in qualche modo voleva intercettare il nostro tempo attraverso l'utilizzo di altri tempi. Un ragionamento sul presente utilizzando il futuro e il passato, modificando il rapporto che c'è nella percezione che noi abbiamo rispetto a futuro e passato. Quindi il futuro può influenzare il passato può influenzare il futuro, questo lo sappiamo, ma che il futuro influenzi il passato, l'eventualità in cui il presente in realtà sia semplicemente un momento di riflessione su ciò che è stato e su ciò che sarà, è
un'interpretazione a livello narrativo che è abbastanza inedita e inaudita. E questo penso che sia la sua forza, diciamo, nella percezione. Poi il voluto da parte mia era quello di fare un libro che fosse estremamente creativo e dare la possibilità anche di fare l'apripista in questo, no? Sono un po' rotto il cazzo in generale degli autori che deresponsabilizzano alla casa editrice o all'editor del caso che un libro non si faccia perché bla bla bla, c'è l'editore che non vuole, non si trova. Secondo me non si trova la qualità nell'autore. Cioè l'autore non è in grado di raggiungere un livello tale per cui poi quel libro, per quanto assurdo sia, possa poi rientrare invece in delle logiche di vendibilità. Semplicemente questo. E voleva essere, diciamo, questa la provocazione. Cioè semplicemente, io mi concentrerei sulla parola semplicemente. Esatto. Voleva essere questo, cioè dire, secondo me, non siamo abbastanza bravi come autori in Italia, se pensiamo che la colpa per cui certi libri non escono sia degli editori. Gli editori in linea di massima sono molto più stupidi degli autori, gli editor pure, non hanno la parte creativa. Quindi avendo quel quid in più, mi sembrava davvero strano che noi come autori continuassimo a imputare la colpa all'editore che non uscissero dei libri di un certo tipo. È una cantilena così. In realtà gli editori lo trovi nel momento in cui tu hai una qualità e hai una storia, hai una costanza, fai un lavoro di un certo tipo. Io tengo molto alle presentazioni, ogni libro che faccio 50 presentazioni, sempre. Non perché ne abbia guadagno, ma perché so che quello lì poi ti permette di avere un editore. E non posso guadagnare un editore in un altro modo, perché non sono simpatico, non sono gentile, non sono accondiscendente, quindi devo guadagnarlo solo su un altro punto di vista. Il libro in sé è un libro che anche per me non era pubblicabile, quindi in questo NN ha creduto in una visione, in un'idea di romanzo, in un'idea di un gesto, ecco, perché poi doveva essere questo, cioè fare un libro che non fosse in controllo e quindi si affidasse totalmente a principi di destino più che a principi di causa effetto, in cui i personaggi agissero per una ragione interiore, non per una ragione esteriore di logica. Hanno investito perché hanno creduto, penso, credo che abbiano investito in un filone, cioè, e quel filone è il filone che stanno seguendo tanti autori in Italia, in maniera parcellizzata, atomizzata, però lo stanno seguendo in tanti, è quello di parlare di cosa ci sta succedendo. E credo che, come dire, noi dobbiamo l'autore che si sente investito da questo lo debba fare, perché ci sono autori che sentono di avere una responsabilità. Altri no, non giustamente. No, questo è interessante, gli autori che sentono di avere una responsabilità. Io non credo assolutamente, ad esempio, alla profetizzazione, al principio messianico, non credo assolutamente a queste puttanate, per cui tu dovresti, queste cazzo. È una cazzata clamorosa, secondo me, enorme. Per quello, infatti, come dire, capisco anche le invettive di certi autori che magari hanno raggiunto una certa età e quindi giustamente vorrebbero che le generazioni nuove facessero come loro pensano che sia giusto fare. Anche mio padre faceva così, voglio dire, sta. Però io credo che in realtà la responsabilità autoriale sia una cosa che ti senti investito, comunque. Se non ti senti investito va benissimo quello che fai. Però nello stesso tempo credo che in quello che fai devi accettare di essere criticato per quello che fai. Pensare che quello che fai, che è un gesto magari di totale disimpegno, non venga criticato. Fai una cosa che è antidecoraria, quindi ci sta che poi la gente ti dica guarda, stai facendo una cosa che va a vantaggio del potere, perché poi il problema vero è quello, cioè non è tanto il fatto del disimpegno in sé, è il fatto che quel tipo di ragionamento porta al fatto che lo strumento della letteratura invece che diventare uno strumento. Ma infatti guarda, io qui qua ti vengo dietro perché mi è piaciuto molto come hai anche affrontato il fatto che mischiare bene, no? Le critiche che ti fanno le hai accettate bene, certo, con della responsabilità, no? Cioè un dialogo è un po' quasi costruttivo, no? Beh, è nato anche a mettermi in silenzio per un po' perché mi ha chiesto la tua casa di qui, che vedi che qualche volta qualche cosa lo faccio, per 10 minuti lo faccio. Beh, lì ad esempio io critico il principio messianico, che per me è lì il dirimere, è lì la questione. Cioè io domattina posso pensare che la letteratura sia parlare di qualsiasi cosa, va benissimo,
e difendere questa idea, però non devo pensare che Zannoni deve fare la stessa cosa, no? O Cracco deve fare la stessa cosa, e se non lo fa è una merda. Guardate la qualità, accettare anche una logica di prezzo, perché è una mia logica politica di prezzo, quindi la posso imporre a un editore piccolo, ma non la posso imporre, non sono riuscito a imporla a Rizzoli, a me non sono riuscito a imporla già un po' di più, quindi per me questo libro non poteva costare più di 20 euro, se no non poteva uscire, punto. Perché altrimenti mi vado a prendere un'altra roba molto più valida se ho 20 euro in tasca, cioè mi vado a prendere un capolavoro importante, mi vado a prendere Stand, mi vado a comprare anche le Vaccari, che cazzo dici? Cioè cosa pensi? Che sei NN e quindi vendere il tuo libro a 30 euro perché sei NN? Che cazzo di principio di presunzione è? I tuoi principi disposo tutti proprio a spada tratta, come sei trattato con il piacere a dire. No, è fatto bene. No, perché mancava da un po' spada tratta. La parentesi quadra di Terra. Spada tratta mancava da un po'. No, però, vedi, io spero che questi principi fatti li abbia sposati con la tua struttura del libro, che non ho ancora letto, perché sono 8 mesi che non posso leggere, per fare altre cose, però è uno di quelli che leggerò. Praticamente tutti quelli che presentiamo oggi, me li devono. Però il tuo lo leggerò con un occhio più critico degli altri, perché sposo molto le tue idee. Voglio vedere se la tua scrittura però rispecchia quello che stai dicendo. Io credo di sì per un fatto, che a differenza di altri libri non avevo nessun altro obiettivo che il libro. Cioè, a differenza di altri libri che ho fatto, però dicendo faccio questa cosa eventualmente, cioè non poi in realtà così, perché poi altrimenti a questo punto sarei ricco. Ma nel mio modo di pensare che così poteva essere un compromesso, cioè il compromesso per alcuni è una cosa, per me il compromesso è magari una virgola, voglio dire. Però in questo caso io volevo fare questo libro perché volevo che fosse l'ultimo, cioè, volevo che fosse un libro definitivo. Voglio fare esattamente come mi piacerebbe che fosse il mio libro, quindi su certe cose, su moltissime cose non sono venuto a patti, e magari se era un altro libro invece sarei venuto a patti. Questo invece non sono venuto a patti su molte cose, perché ho detto vuole essere, deve essere così, deve essere fatto in questo modo, perché se è come dire, nella mia testa è un calcio in faccia, non posso arrivare a darti un calcio in faccia intanto ti do uno spritz. Cioè, capisci? Cioè, perché poi rovini, ed è una cosa che io ho discusso per 15 mesi con MM. Cioè, voi non potete fare un concerto di Judas Priest e poi improvvisamente mettere un pezzo di Coldplay, perché non fate felice il pubblico di Coldplay, non fate felice il pubblico di Judas Priest, e il colore in generale è veramente un pranzo dove a un certo punto hai detto comunque per condire vi ho portato della merda. Che senso ha? Non ha senso, cioè chi mangia lì dice io ho deciso di prendere questa cosa, pari o fatta, metà e metà. La gente lo ama molto, lo odia da morire e vuole vedermi morto. Quindi sì, no, è proprio brutto, infatti, questa è stata una roba molto brutta in realtà, però ma in realtà i lettori stata... o? Sì, i lettori, cioè lettori. È stata una cartina tornasole in realtà. No, ma stupita anche a me in effetti, perché probabilmente andando a toccare determinate cose che sono nel novero degli amori personali, probabilmente alcuni hanno preso una cosa personale, ecco, banalmente, cioè uccidere Berlinguer era una roba che non si fa, una roba che non si fa, questo paese non si fa, punto, non si tocca quella figura lì, puoi fare quello che vuoi, puoi uccidere delle donne, dei bambini, stuprare dei cani, però non puoi uccidere Berlinguer, anche se c'è una motivazione narrativa, politica dentro al libro, quello che vuoi. Quindi ci sono delle cose che sono toccate dentro al libro che probabilmente sono andate a... Però è giusto, cioè credo che sia è uno degli obiettivi del libro, quindi va bene, quello non è un problema. La fatica vera del libro è stata quella di dover assecondare delle volontà che erano personali e non erano editoriali.